Cari amici di YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi c'è una bellissima giornata di sole qui a San Giorgio d'Estaño nel mio paese e questa mattina faccio un video dove vi faccio vedere quattro dischi che ho di Riccardo Fogli che si chiamano Compagnia, l'album. Sono quattro stampe diverse, una diversa dall'altra. Cominciamo allora a farvi vedere gli LP uno alla volta. Compagnia, questa qui è stampa italiana. No, questa è stampa tedesca, Compagnia stampa tedesca. Come vedete, il retro delle canzoni è bianco, i titoli scritti in nero. Poi vi faccio vedere il disco all'interno. Sicuramente l'avete anche voi questo album perché è importantissimo. Allora, Compagnia stampa tedesca. Questa è Compagnia stampa italiana. Si vede lui con le mani appoggiate sul tavolo. Dietro sta in compagnia con i suoi amici Renato Brioschi, Maurizio Fabrizio, Dario Baldambembo e Robby Facchinetti. La copertina all'interno, lui col calice, i testi. Qua, come vedete, lo sfondo è nero, i testi scritti in bianco. E poi questo è il disco all'interno di stampa italiana. Questo è veramente un disco stupendo e significativo. Come cambia in fretta il cielo è la mia canzone preferita di questo album, anche se tutte le canzoni qui sono belle. Allora, io ho due dischi di Compagnia di stampa italiana, quindi inutile che ve ne faccio vedere un altro di stampa italiana, ma ve le faccio vedere un'altra rarissima, che però non è stampa italiana o tedesca, ma giapponese. Questo è comprato dal Giappone. Giancarlo Lucariello disse in un'intervista che la faccia di Riccardo nell'album Compagnia non si vedeva, però nella stampa italiana e quella tedesca, ma in questo giapponese la sua faccia si vede, come vedete. Lui col calice. Il retro è diverso. Vedete? Si vede lui sdraiato sul divano. Avete visto? È una copertina bellissima, è rara, è giapponese. Si sente anche molto molto bene questo album. Ha un suono diverso, tonalità alte. Qualità del suono ottima, eccellente. Poi vi faccio un video dove vi faccio vedere come si sentono le canzoni dell'album Compagnia di questa edizione qui giapponese. È la qualità del suono che cambia. Questo è il libretto dei testi. Allora, eccola, qua ci sta lui col motorino. Allora, voi come sapete, nella stampa tedesca e italiana, come testi di canzoni di Riccardo Fogli, ci sono quelle soltanto sue inedite, ma non ci sono le cover. In questa giapponese i testi ci sono tutti quanti, anche di le cover. Parlo di Per amarti, La voglia di sognare, Nascerò con te, canzoni che lui cantò quando stava con i Pooh. Il disco all'interno è di colore nero, come vedete. I titoli delle canzoni scritti in bianco. È una stampa rarissima. Questa
Vi consiglio di comprarla perché è bellissima, anche se è rara. Però anche le cose rare si trovano alla fine. Un album importantissimo, ragazzi, che vi consiglio di comprare e avere nelle vostre case. Stampa italiana, tedesca, giapponese, non fa nulla. L'importante è che abbiate questo album. Io però sono un collezionista e quindi le prendo di tutte le stampe possibili. Compagnia per me. Allora, io amo tutta la discografia di Riccardo Fogli, ma Compagnia è uno dei miei album preferiti suoi, uno degli album, diciamo, più venduti dopo Collezione, che contiene storie di tutti i giorni. In un'intervista per questo album Compagnia, Riccardo Fogli nell'82 disse che Giancarlo Lucariello, Guido Morra e Maurizio Fabrizio sono dei suoi amici eccezionali, collaboratori con la quale lui si è trovato molto bene. Lo dico anche io. Per esempio, a me Guido Morra è il mio paroliere preferito. Giancarlo Lucariello invece è il mio produttore preferito. Maurizio Fabrizio invece è quello che fa le musiche. E non ha composto le musiche solo per Riccardo Fogli, anche per altri artisti, Michel Bosé, Viola Valentino, Francesco Hertz, Rossana Casale, anche per Mia Martini, anche per Renato Zero. Comunque, Compagnia è un disco significativo, bello e emozionante. Tutto, tutto ragazzi. Una copertina bellissima, canzoni bellissime. Allora, Compagnia si parla di. Allora, nella canzone Compagnia si parla di solitudine, di malinconia, come lui dice. Un angelo si riferisce a una persona defunta, scomparsa troppo presto. Era una ragazza molto giovane. Quindi viene definita un angelo, una persona che ci lascia. Come cambia in fretta il cielo? Si dice che è una canzone presa dal repertorio dei Pooh. Ve la ricordate quella canzone dei Pooh che fa Stella di giorno? Io canterò per te. Però per me, vi dico la verità, il testo è diverso, completamente diverso. Quindi come si fa a dire che è una canzone presa dal repertorio dei Pooh, quando poi sulla biografia sta scritto che questa è inedita? Per me è una canzone inedita, come cambia in fretta il cielo. E anche questa è una canzone d'amore molto bella e significativa. Anche questa parla di nostalgia e della voglia di rifarsi. Ci vediamo nel prossimo video.